Là dove il Serchio entra nel Tirreno, fra Viareggio e Marina di Pisa, ebbe luogo una delle operazioni più segrete della Seconda Guerra Mondiale. In una sperduta casa di caccia concessa in uso alla Regia Marina dai Conti Salviati, operò dal 1936 al 1943 un nucleo segreto di assaltatori subacquei. Nacque qui la base della prima flottiglia MAS, i motoscafi armati siluranti, mezzi d'assalto subacquei studiati per colpire navi nemiche alla fonda. La casa del guardiacaccia inizialmente ospitò gli ufficiali. Per i sottufficiali fu costruita lì vicino una semplice casermetta. L'addestramento avveniva principalmente di notte. Gli uomini, bardati con pesanti mute e respiratori, passando dal Serchio raggiungevano il mare, dove svolgevano pesanti programmi di addestramento al sabotaggio subacqueo di navi e protezioni portuali. I loro mezzi anfibi, i siluri a lenta corsa SLC, detti maiali, erano tenuti nascosti fra i canneti della riva destra del fiume, coperti dai loro battelli officina. Gli arditi incursori formati in questa base inflissero perdite significative alle flotte alleate ormeggiate nei porti di Alessandria d'Egitto, Malta, Gibilterra, Ceuta e Huelva. La prima MAS nel 1941 fu rinominata Decima MAS, o La Decima. Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, la Decima aderì alla Repubblica Sociale Italiana. Molti dei suoi uomini continuarono a combattere a terra contro alleati e partigiani, macchiandosi di comportamenti criminali e di torture, anche nei confronti di civili inermi. La decima MAS fu sciolta alla fine del conflitto.